Ben trovati da Giovanni Pippinelli. Fuori i cattivi pensieri e dentro le nostre passioni, perché inizia il campionato di C-Gold. Si inizia a vedere il basket laziale per davvero, perché giocano quest'oggi Stemar 90, Cestistica Civitavecchia e San Nilo Grottaferrata per la prima partita di questo campionato. Andiamo subito con le formazioni, perché vedo che le squadre sono già pronte per scendere in campo. Grottaferrata, numero 0 di Simone, numero 7 Permon, numero 9 Reali, numero 11 Chiminello, numero 16 Spinosa, numero 19 Brenda, numero 23 Scarano, numero 26 Mazzocchia, numero 30 Proietti, numero 34 Sinanain, Pacchina. C'è il coach Stefano Busti, risponde alla Stemar 90 con il numero 0 Lebo, numero 4 Campogiani, numero 6 Bezzi, numero 7 Andrea Bottone, numero 11 Gian Vincenzi, numero 15 Bianchi, numero 16 Geniaz, numero 21 Luca Bottone, numero 30 Spada, numero 32 Radakovic. Già in campo la Stemar 90, invece attende fino all'ultimo secondo coach Busti per quanto riguarda Grottaferrata. Tribuna sia vecchia che nuova popolate di rosso-nero. Adesso vediamo coach Briscese al suo esordio in gara ufficiale con la Stemar 90 dopo le amichevoli disputate nelle scorse settimane, a dare le ultime indicazioni. San Nilo attende fino all'ultimo secondo, lasciando i rossoneri in canottiera bianca soli nel pitturato di centrocampo, e questo match che stavo per seguire con gli occhi di Marco Mondelli. Un campionato, come abbiamo già detto in questi ultimi mesi, che si pronuncia molto diverso da quello degli anni scorsi, perché ci sono 5 posti addirittura per poter andare in interregionale. Negli anni scorsi solamente uno, a volte neanche quello, perché poi abbiamo visto con Fortitudo e Visnova che non hanno poi adempiuto alla partecipazione al campionato di Serie B. Tutto pronto con gli arbitri Lorenzo Ciascioni e Federico Di Noi. Il via di questa partita che è appena iniziata. Primo possesso da Stemar 90 che ha vinto la palla 2. E il passaggio subito a destra, la conclusione di Alessandro Spada dopo i 21 punti di domenica scorsa nella finale del Memorial Mario Romano contro la formazione di Luca Bottone. Subito a segno la Stemar 90, che si porta sul 3-0 grazie al tentativo dall'arco da parte di Luca Bottone. Tanti temi che riguardano questa gara, e purtroppo vediamo ancora i tifosi che si asserragliano praticamente anche all'interno del recinto di gioco perché sono allontanati dai dirigenti. C'è un fallo adesso ai danni di un giocatore ospite, vediamo di chi si tratta. Si tratta di Chiminello, che è uno dei nuovi arrivati in forza a Grottaferrata. Lui giocava al Fomega, cioè ricordavo agli anni scorsi, un lungo pericoloso, un lungo che può far aumentare le dimensioni offensive della squadra rosso-blu. E adesso trasforma, perché ha subito fallo Chiminello mentre andava al tiro. Quindi 3-1 il risultato adesso che emerge dopo 40 secondi. Errore di Chiminello, Spada molto bene, ci atteniamo molto da lui perché la Stemar 90 è un po' in difficoltà in formazione. Lebo non è ancora meglio della forma, così come Bezzi, che è infortunato, comunque sia convocato. Vediamo se riuscirà a scendere sul terreno di gioco, lo vediamo con la divisa da portare in campo. Carlo Lebo, subito il canestro, primi punti per quanto riguarda Re Carlo, che porta più che altro la squadra rossonera sul 5-1. Fa caldo ma fa anche fresco perché è tutto aperto, evidentemente per questioni di umidità. Per quanto riguarda i portelloni, del palla di Cucci non entra, si lamenta ragionevolmente Permon, il giocatore lombardo che è andato alla conclusione e viene complimentato da parte dei compagni di squadra. Subito ragazzi in campo per pulire il terreno di gioco, per pulire il pitturato dalle avanzate fugaci e anche davvero infuocate da parte della formazione allenata da Stefano Busti. E Permon che si incarica della battuta. In estate Federico Ridolfi ha lasciato Grottaferrata, si è preso una pausa dal basket, è andato via anche Pietro Ponzelletti, che ha intrapreso un percorso professionale che lo sta portando fuori dall'Italia e quindi non è a disposizione di coach Busti. È andato via anche Samuele Polselli, che ha trovato squadra in Serie B. Quindi auguri a Polselli di questa sua avventura. Geniaz, Joker, il fallo di Chiminello. E quindi Stemar 90 che riesce a mantenersi in attacco. Primo fallo di questa partita quando sono passati 90 secondi all'inizio del match per quanto concerne Grottaferrata. E Stemar 90 che potrà andare a attaccare con la rimessa dal fondo. Messa in attacco, forse è più corretto dire.
Fatto sta che vediamo l'azione dei rossoneri con Andrea Campogiani, controllato da Ghiminello. Campogiani va verticalmente per Genias. Il rampollo, alza la parabola, Andrea Campogiani, bel canestro suo con questo tiro molto liftato, molto alto, che è poi finito all'interno del cestello avversario. Stemar 8, Grottaferrata 3, e adesso il tentativo di Di Simone che va sul vetro. Di Simone, adesso Di Simone, poi nuovamente ci prova, insiste, alla fine provandoci e riprovandoci come Piccadello la mette dentro per lotta 5. Genias, anche la rosa di va sentire della macchina della Stemar 90, tiro di Luca Bottone, magnifico il canestro di Luca Bottone, che va quindi a realizzare la sua seconda bomba. Ha iniziato al meglio questo campionato il giocatore rossonero. Brenda, Chiminello, all'indietro Reali, dalla distanza vetro e ferro non sono materiali utili alla causa di Marco Reali. Genias non guarda il canestro, Bottone con i capelli un po' più lunghi rispetto all'anno scorso, vediamo quindi spuntare i suoi riccioli d'oro. Incredible, ecco l'ex Matelica, palla potentissima che finisce praticamente in mano a Salvatore Spanu, quindi svanisce l'opportunità per la Stemar 90, che l'anno scorso ha perso questa partita nei minuti finali 68-61 con una decisione arbitrale molto contestata da parte del club rossonero per il 26-4 di tiri liberi concessi e il 24-11 di falli a favore di Grottaferrata. Tiro in sospensione di Permon che realizza i suoi tre punti, considerando anche il libero di prima. Permon, bergamasco di nascita, alla prima esperienza nel Lazio, poi il tiro dalla distanza che va sul ferro, uno sbaglio di Campogiani, e quindi nuovamente Sannilo, la squadra devota a Sannilo, che si presenta sotto il canestro avversario. Sfondamento da parte di Di Simone, da parte del giocatore classe 2000 che qualche anno fa ha vestito la canottiera di Lecco in Serie B, giocatore del grande atletismo e con un buon titolo a tre, grande atletismo per quanto riguarda l'S Di Simone, che nasce cestisticamente alla Virtus Foggia, poi a 14 anni ha suscitato l'interesse dei migliori settori giovanili d'Italia e la scelta è caduta sull'HSC, dove ha conquistato anche la finale scudetto del campionato Under 18 Eccellenza, dove è stato anche capitano per quanto riguarda l'HSC, poi ha anche giocato in Serie B laziale, quindi grandi esperienze, e lui solamente un classe 2000. Dall'angolo Luca Bottone, che partenza di Bottone, subito indiavolato, 9 punti per lui, 13 per la Stemar 90, si porta adesso con il più 6 e canestro anche di Pietro Permon, che quindi consegna altri 3 punti a Grottaferrata, che si porta sul meno 3. Lo schema è, dobbiamo indicare il gesto, no? Non ha capito il gesto Marco Mondelli, credo del Beccuccio, quello indicato da Campogiani, poi lo chiederemo ovviamente ad Andrea Campogiani. Genias a spazio, sfondamento, si è preso il cilindro dell'avversario, e quindi questo è il motivo per cui l'arbitro ha deciso di chiamare il fallo. Stanno guardando molto i contatti nel pitturato gli arbitri in questi primi minuti di gioco, quindi si arriva anche a pulire. 5.38, diamo conforto al cronometrico che ci sta guardando da casa e anche da Grottaferrata, ovviamente salutiamo i tanti tifosi di quelle parti che vogliono quindi apprezzare l'esordio stagionale da parte dei loro beniamini, che hanno cambiato più che altro 3 elementi, insomma andando in soldoni la scorsa estate. Un po' esordisce anche Mattia Giamicenzi al posto di Genias, scarpini molto chiari e anche molto fosforescenti per Basley Tiar. Grottaferrata ha cambiato 3 elementi, uno è Spinosa che è arrivato dalla Smith, altro è Chiminello da Alfa Omega, adesso Di Simone per Daniele Prenda, lui invece è uno degli più esperti, è uno dei giocatori conosciuti molto da parte di Grottaferrata, e il canestro proprio di Grottaferrata con Marco Reali. Dall'angolo tante bombe, se non vado errato 2-3, sono già 7 bombe realizzate in questa partita in 5 minuti, se non è un record credo che ci siamo molto vicini, forse in Serie A, per vedere una partita di questo tipo, in LBA.
Già Vincenzi, corta, Spada, ci arriva! Che cosa ha preso Spada? Finta Spada, Alessandro! Spada, che azione! Che esperienza per il ragazzo 22enne in questa azione, anche lui in grande fiducia nei primi momenti di questa stagione. Come detto, domenica scorsa è stato quello che più ha tenuto in alto la bandiera rossonera. Luca Bottone, altra bomba! Bombe come se piovesse in questo momento, sembra di stare in pasticceria con tutte queste bombe. Attacco di Rotta Ferrata con Di Simone, Permon, Pietro Permon contro Lepo, davanti potente, troppo lunga per Prenda e la palla finisce fuori, non può arrivarci quindi Giacomo Chiminello e viene chiamato un time out da parte di Rotta Ferrata, se non ho visto male, proprio poco daremo indicazione, però credo la palla fosse da Stepar 90, quindi probabilmente è stato Priscesi, fatto sta, si va a questo time out con il 18-13. Che favorisce la Stemmar 90 rispetto al Grotta Ferrata quando mancano 4 minuti e 08. Per la chiusura di questo primo quarto, subito Bottone attivissimo, se non ho calcolato male 12 punti con 4 tiri da fuori l'arco, quindi importantissimo l'apporto che sta dando il giocatore che indossa il 21, che in passato indossava il 7 se non ricordo male, poi 2 anni fa indossava un altro numero, che però adesso credo sia di Andrea Bottone, quindi anche il Bulldog a sostegno della compagine rossonera. Altri portelloni che vengono aperti. Allora, c'è un clima sicuramente molto, molto non dico afoso, sicuramente molto umido qui a San Gordiano. Siamo più o meno alla periferia di Civitavecchia, non molto distanti dal centro, però comunque sia possiamo dire che temperature decisamente non autunnali, vicine a settembre più che a ottobre, quindi a dimostrare che ancora non è arrivato il periodo invernale. Qui si va nei palazzetti a guardare le partite di basket, si entra sul terreno di gioco con la formazione rossonera che ha vinto per 60-58 contro Frascati nella prima gara del Memorial Mario Romano, la semifinale, poi è stata sconfitta in finale per 63-57 dalla Virtus Roma. Rotta Ferrata invece negli ultimi 4 anni che è sempre confermata. Alessandro Spada, ancora lui, 20-13, che partita che stiamo vedendo in queste fasi iniziali, giocatori che non stanno subendo per nulla l'emozione dell'esordio, forse più tardi quando arriveremo al momento nevralgico sarà diverso. Prenda, c'è il fallo su Prenda da parte di Lepo, che va a parlare con l'arbitro per quanto accaduto, chiede scusa più che altro il croato. Adesso c'è un cambio per Grotta Ferrata, fuori Chiminello, è entrato Mazzocchia. Sono dei numeri un po' scomposti per Grotta Ferrata rispetto a quanto riportato in settimana dalla grafica di tutte le squadre offerta da Basket Incontro, cioè che modifica anche per la Stama 90, perché Lepo era indicato 46, invece indossa lo 0 che sarà il suo numero per questa stagione. Adesso i Criptensi in attacco con Permon che prova a battere in palleggio Bottone, Luca Bottone, poi sotto la canestro un rimbalzo offensivo di Rotta Ferrata che è stato di un giocatore, non vediamo perché è sdraiato a terra, è stato Prenda andare lì, sempre qui in collegamento dal salotto del Palaricucci. Ovviamente però siamo praticamente superficie zero rispetto al campo, altitudine zero rispetto al campo, quindi a volte magari quando si aggrovigliano i vari giocatori non riusciamo a vedere bene, a riconoscere perfettamente i giocatori protagonisti delle variazioni. Reali supera Campogiani, contrastato da Lepo, il tiro dalla distanza è stato di Mazzocchia, poi la conclusione che va dentro. Per quanto riguarda Grotta Ferrata con il tiro proprio di Mazzocchia, che riceve i complimenti da parte dei compagni di squadra, esulta proprio il giocatore della formazione rosso-blu con la Stemmar 90 che in questo momento va a presentarsi sotto il canestro avversario. E uno dei nuovi Mazzocchia è arrivato dalla Smith, così come Spinosa. Lepo, Carlo, Lepo si alza, tranquillo, tranquillo, gli sgranchisce le braccia e poi appoggia il canestro. Carlo Lepo,
Reali, lunga, prenda, palla che vola nel cielo del palo di Cucci, quarto punto di Lepo, Spada attende, poi conversa con Capogiani, dice vai e vai dentro Spada, si deve andare per Giovincenzi che ci prova al braccio caldo, non chi in questa azione, Alessandro Spada dopo il consiglio di Capogiani va nel pitturato e porta i rossoneri sul più 9, siamo 24-15, 2 minuti al termine di questo primo quarto, occhio al tiro in allontanamento, Capogiani dà un buffetto al pallone, in questo momento mancano 2 minuti al termine del primo quarto, Capogiani vuole palla a Lepo, non arriva, Gianvincenzi dice muoviamoci da questa parte, Capogiani va proprio da Gianvincenzi contro Di Simone, lunga, non precca neanche il canestro e quindi si espone alla transizione veloce da parte di Rota Ferrata che va ad attaccare con Di Simone, c'è un fallo, sfondamento credo di Reali, vediamo se l'arbitro indica il suo numero, no, è stato di Di Simone, fallo di Alessio Di Simone, doppio cambio per Grotta Ferrata, entra Andrea Bottone per la Stemar 90, fuori Di Simone, fuori Reali, entrano Proietti e anche Spinosa, quindi hanno esordito tutti e tre i ragazzi nuovi per Grotta Ferrata, anche la Stemar 90 ha fatto giocare i suoi, quindi possiamo dire tutti quanti in campo, a parte Radanovic a questo punto, Radanovic in formazione per una partita di campionato, quindi possiamo considerarlo tesserato per la formazione rossonera, giocherà per la nuova stagione con la canottiera della Stemar 90, Luca Bottone la dà in bocca a Brenda, Proietti cambia lato, poi nuovamente sul lato forte Grotta Ferrata, la rosa allarga le braccia, Priscese si fa sentire alzando la voce, il tiro di Mazzocchia va a peccare però il ferro, quindi Stemar 90 che si presenta nuovamente in attacco con Andrea Capogiani, ancora Andrea Capogiani prova ad andare a canestro, non riesce nel suo tentativo e però c'è ancora possesso per la Stemar 90 e quindi può beneficiare dei tiri liberi visto che Grotta, no, sì perché c'è stato il fallo con Capogiani che stava andando al tiro, Grotta Ferrata va in bonus con questo fallo quando mancano 54 secondi, siamo quindi nell'ultimo minuto di questo primo quarto di questo match che stiamo seguendo con gli occhi di Marco Mondelli, Priscese chiama Sbezzi e dentro Andrea Capogiani e dentro anche Leonardo Bezzi, rieccolo che ci propone i suoi scarpini color senape, fa fuori Capogiani a riposare, riceve i complimenti da Salvatore Spanu, attacco adesso dei criptenzi con Proietti, poi il giro palla con Permon che si libera dopo un acceso scontro con gli avversari, Permon tutto solo, il canestro di Brenda, sono andati tutti fuori, sono andati tutti sul pick and roll e nessuno è andato dentro, quindi il passaggio è riuscito ad andare dritto e ha trovato il giocatore Daniele Brenda che era tutto solo, Bezzi allarga il tiro di Andrea Bottone anche lui, tutta la famiglia Bottone vuole andare a canestro, chiamiamo anche l'altro fratello e chiamiamo anche papà e mamma per tirare a canestro perché se va avanti così si vince facile con la famiglia Bottone, lunga, poi arriva molto bene Spinosa, ma il primo quarto finisce qui, 30 punti della Stemar 90 addirittura, Grotta e Ferrata si difende ma sono solamente 17 per quanto riguarda il primo quarto, proiezione di 120 punti per la Stemar 90 nella totale partita, ovviamente sarà molto complicato mantenere questa media, però la formazione allenata da Massimiliano Priscese vuole cercare di dare subito un impulso importante a questo campionato nonostante le difficoltà di formazione con qualche giocatore che sappiamo non è il meglio delle condizioni atletiche, al 100% delle condizioni atletiche per quanto riguarda i rossoneri, quindi 13 punti di vantaggio con Massimiliano Priscese che adesso conversa con i suoi, con Capogiani che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, darci le sue impressioni per quanto riguarda questo campionato, questa Grotta Ferrata, mentre rispetta molto il team di Grotta Ferrata, anche perché sappiamo storicamente con il coach Stefano Busti, che allena assieme a Matteo Ava, che è il vice e poi anche l'ha detto alle interviste, lui che viene spesso intervistato per parlare delle questioni tecniche di Grotta Ferrata,
è una squadra che ha una zona molto pericolosa e che quindi potrà presentarla già nei prossimi minuti, una cosa consuetudinale per quanto riguarda coach Stefano Busti. Quindi vediamo se questa sarà un'arma utilizzata da parte dei rossoblu per poter mettere in difficoltà i rossoneri. Tutto pronto per il secondo quarto, c'è qui vicino a noi Pietro Permon per la seconda frazione di gioco. Abbiamo anche un vistoso tatuaggio indicante un orologio di quelli vecchia maniera con i numeri romani, insomma, ma adesso non è più cosa che si utilizza, insomma, cose che ormai appartengono al passato, gli orologi a cuguglio, orologi che magari hanno ancora i nostri nonni, i nostri zii, i nostri avi. Mentre finisce il tempo proprio dal cronometro, che non è ovviamente con i numeri romani ma con il tabellone digitale del Palaricucci. Quindi si va a iniziare, vediamo il punteggio, siamo 30-17 per la Stamar 90, il via di questo secondo quarto con la squadra di Stefano Busti. E diamo palla rubata, Alessandro Spada ancora attacca come una belva, assetato di punti Spada, assetato di vittoria Spada, così come Leonardo Bezzi, che nonostante la settimana non proprio facilissima si gira e si volta e distende per Giavincenzi, il tiro, un po' di sfortuna, Spada, Alessandro Spada ha raccolto il pallone nel mastello dell'umido, Alessandro Spada regala due punti alla Stamar 90. Attacco quindi di Grottaferrata, è bel gancio, però non va dentro per Edoardo Mazzocchia. Leonardo Bezzi è passato quasi un minuto dalla partenza del secondo quarto, Stamar che conduce addirittura dei 15 punti rispetto a Grottaferrata. Andrea Bottone, il Bulldog, Luca Bottone, Incredible, come Vince Carter, attacca Bottone, Luca Bottone, semigancio, il tiro che va sul ferro, va a terra, c'è stato un fallo. L'arbitro fischia un fallo, evidentemente una spinta di un giocatore con il numero superiore al 10, vediamo chi è, credo sia Mazzocchia, no, non può essere Mazzocchia, si tratta di Brenda, il giocatore investigato da parte della coppia arbitrale, quindi dopo qualche secondo rispetto al momento dell'azione il fallo chiamato da parte della coppia arbitrale formata da Lorenzo Ciaccioni di Campagnano, quindi vicino Formello, vicino Roma, e Federico Di Noi che è proprio di Roma. Canottiere bianche con questa bella banda centrale rossa e nera, ci è piaciuta questa idea di Pick Sport per la nuova divisa della Stamar 90, poi vedete il logo richiamato nella pancia, qui si trova piegato la pancia dei giocatori. C'è un fallo per i padroni di casa che possono ancora stazionare sotto al canestro avversario. Gli appassi da parte del pubblico del Palaricucci, secondo fallo di Grottaferrata in questo secondo quarto, quindi si avvicina al cumulo dei 4 falli permessi in un quarto. Andrea Bottone, il Bulldog, fa riprendere il gioco e Leonardo Bezzi, Agli Bezzi, nuovamente per Andrea Bottone, davanti per Giavincenzi che fa praticamente il centro in questa azione. Spada si alza, non si abbassa, Spada ancora lui, per poco, qualcuno ha toccato la retina però, mentre la palla stava discendendo, ha rischiato il canestro automatico di Grottaferrata. Qua una palla lanciata alla diffusa, possesso Stamar 90, Grottaferrata alle corde, Bezzi, il tiro dalla distanza, che peccato. Poi quindi può recuperare per il reparto difensivo Giovanni Spinosa, Alex Smith per Mazzocchia. Nuovamente i giocatori rossoblu con Giovanni Spinosa, una vistosa benda da vista della pista sul braccio destro, il tiro che non va dentro, c'è stato un fallo, due tiri liberi, fallo di Bezzi su Proietti, Marco Proietti ha subito il fallo, classe 2003, uno dei più giovani in passato nel vivaio di Frascati, quindi non ha cambiato colori vista il Grottaferrata e il rosso-blu bordato di bianco, così come la formazione che abbiamo visto qui al Palaricucci domenica scorsa. Il canestro di Marco Proietti, primo punto per lui in partita, 32-18 è il risultato, si gioca per multipli di 2, fa realizzare anche il secondo tiro Marco Proietti a cronometro fermo, quindi 32-19 per quanto riguarda la squadra allenata da Massimiliano Priscese. Leonardo Bezzi punta l'avversario, Spada, spalla al canestro, ancora il consegnato per Leonardo Bezzi, c'è un giocatore che si è liberato per Andrea Bottone, poi sinistro-destro,
per Alessandro Spada in fadeaway, però non riesce nel suo tentativo, quindi può andare Crota Ferrata in transizione, sono solamente 4 coppe, arriva anche la quinta. Mazzocchia acchiappa al volo anche un giocatore ospite, ovvero si tratta di Permon che va a tirare in maniera errata. Spada contro Mazzocchia, Spada contro Mazzocchia, ne ha un altro addosso e poi il tiro, no! Sfortunata la Stavar 90 che ha visto la luna nera, poi il tiro va dentro, a segno in Crota Ferrata con Marco Proietti. Si ferma il gioco, time out chiamato da coach Massimiliano Priscese. Quello di prima era di Busti, questo è di Priscese, quindi andiamo ad analizzare il fatto che entrambi gli allenatori hanno chiamato un time out fino a questo momento. Mancano 7 minuti, ne sono passati quindi 3 precisi dall'inizio della seconda frazione di gioco. Stiamo a 90 che sempre in vantaggio, 32-21 nei confronti di Crota Ferrata, squadra che stavamo dicendo prima, poi siamo stati interrotti dalle azioni, squadra che negli ultimi 4 anni, questo l'ha rimarcato proprio la società criptense, ha conquistato sempre i primi 4 posti del campionato di C-Gold. In estate hanno detto via Ridolfi, Ponzelletti e Polselli e sono arrivati Mazzocchia, Spinosa e anche Chiminello per rinforzare il gruppo di Stefano Busti. Tanto a Crota Ferrata nel periodo di Ferragosto si è anche disputato un torneo molto importante, un prestigioso torneo internazionale Under 16 femminile con le selezioni di Italia, Belgio, Polonia e Grecia, quindi a dare maggior lustro ancora di più all'impianto proprio di Crota Ferrata. Si rientra in campo per giocare ancora questa seconda frazione, come detto 32-21 il risultato che sta emergendo qui dal Pala di Cucci questa prima giornata del campionato di Serie A, girone A di Serie C Gold, mentre specifichiamo, pensiamo al girone, diciamo confusi nella nostra frase. Busti, giacchetto di jeans, tenuta abbastanza casual, colloquio con l'arbitro per riferire le sue divergenze riguardo il metro utilizzato. Priscese ha visto qualcosa da questa parte, qualche schema da attuare, poi la rosa si alza anche lui, vicino a lui anche il dirigente Alessandro Bruno per seguire da distanza ravvicinata il confronto che apre il campionato che ha preso aperto ovviamente ieri. È una palla che rotola, l'ha toccata qualcuno con il piede di Crota Ferrata, quindi extra possesso per la Stavar 90, si riparte quindi da 14, come indica quindi il tabellone sopra il canestro di Crota Ferrata. Va quindi Andrea Campogianni per rilanciare l'azione dei giocatori in canottiera bianca, Luca Bottone contrastato da Proietti, quindi nuovamente Andrea Campogianni, Andrea Bottone per l'Ebo che è entrato in campo, in sospensione va la conclusione, la palla che finisce sul ferro, quindi può andare a velocizzare le operazioni proprio Spinosa per Proietti. L'Ebo non vuole far passare Chiminello, anche lui è entrato in campo, arriva Chiminello contro l'Ebo che all'inizio ha perso l'uomo, poi l'ha ritrovato grazie a una grande coordinazione. Andrea Bottone nasconde il pallone, lo ritrova per Campogiani, il capitano che sbaglia tutto purtroppo. Proietti, uno contro uno con Gian Vincenzi, Proietti è partito a fa canestro. Marco Proietti fa esultare i tifosi di Crota Ferrata che si fanno sentire in questo momento, sono alla nostra destra e stanno seguendo quindi il confronto. Vediamo anche il tecnico della Stavar 90, l'ex tecnico della Stavar 90, Ferdinando De Maria, perde il pallone, lo rinviene la Stavar 90, va a terra Andrea Bottoni così come Campogiani, Carlo Lepo, errore che fa disperare i tifosi rossoneri. 32-23, Crota Ferrata ha rimontato 9 punti con il canestro di Chiminello, parziale Crota Ferrata. Siamo 9-2 nel secondo quarto, in 4 minuti e mezzo 9-2 di Crota Ferrata. Genias deve entrare in campo, lo farà tra poco Gian Vincenzi, il fallo, è uscito dal campo Genias, quindi l'arbitro lo ha visto, era proprio lì sotto, mentre era Lebo era proprio lì sotto e quindi ha indicato fallo alla Stavar 90. L'arbitro ha visto qualche alone lasciato in giro per il parquet e quindi si avvia un ragazzo delle giovanili della Stavar 90 per andare a sistemare tutto, ad asciugare il terreno di gioco. Dentro
va Spada al posto di Luca Bottone e dentro anche Genaz. Credo sia uscito anche Andrea Bottone, se non vado errato, non ho visto, stavo guardando da quest'altra parte. Quindi può attaccare lo schema delle corna per Marco Proietti. Eccolo che avanza il giocatore ex Frascati, metà del secondo quarto, iniziativa di Giovanni Spinosa, che aveva anche un altro Spinosa quando giocava la Smith, se non vado errato il fratello, spero di non sbagliare, ci sta seguendo in diretta, può anche correggere nei commenti eventuali defaianze, a volte andiamo, improvvisiamo, a volte andiamo senza copione. E c'è un altro time out, vediamo anche il dirigente Emanuele Bellizzi, che conosciamo anche per esperienze giornalistiche a bordo campo, parlare con i propri giocatori di Rotaferrata, dare la carica in vista di questo momento conclusivo della seconda frazione. Quindi Stemar 32, Rotaferrata invece si ferma a 26, ma come detto non è cambiata la situazione, 9-2 di parziale per quanto concerne il quintetto ospite quest'oggi qui al Pala di Cucci. L'anno scorso Gian Vincenzi andò fuori per 5 falli al secondo quarto, quindi magari oggi ha tutta la voglia di non dico vendicarsi, insomma è una cosa brutta, poi ovviamente magari non è la colpa di quelli di Rotaferrata, ma sicuramente ha voglia di riscattarsi, insomma questo è un termine che possiamo assolutamente utilizzare. Poi la partita di ritorno invece vinta sempre da Rotaferrata l'anno scorso fu rinviata, credo addirittura due volte fu rinviata per questioni Covid, perché eravamo nel mese di gennaio quando tre giornate intere del campionato di Cicolta sono state rinviate per questioni proprio legate al virus. Si rientra due tamotte chiamati da Busti in questo secondo, questo primo tempo, quindi finisce quelli che ha a disposizione. Chiama lo schema Campogiani, ancora le corna, vengono riproposte, non abbiamo più visto lo schema del becco, lo vedremo forse più avanti. Lebo, Gian Vincenzi, Genaz, palla per lui, marcatura asfissiante di Mazzocchia, Lebo sbaglia ancora, Genaz prova una grande giocata alla Lugani, ancora la stiamo a 90 con il rampollo Campogiani, ancora zanzare che circolano in giro per l'impianto del Pala di Cucci e vanno a infastidire il pubblico presente. I giocatori quindi devono essere molto veloci per evitare anche le zanzare in questo momento che stanno disturbando tutti quanti, ma sono abituati i giocatori rossoneri visto che girano tutti i giorni le zanzare. E semigancio di Chiminello, errore da parte del giocatore classe 86 che qualche anno fa ha realizzato 11 rimbalzi difensivi contro Anzio e valutazione di 34 addirittura. Spada manda a terra un avversario e c'è sfondamento di Spada. Onestamente abbiamo visto poco perché quella situazione è quando i giocatori si riuniscono tutti sullo stesso lato non riusciamo a vedere molto, però fatto sta che l'arbitro ha visto il fallo. Fuori Spinosa, rientra Marco Reali, il giocatore classe 95 che l'anno scorso ha fatto 20 punti con Alfa Omega, 17 contro Palestrina e 21 anche con Alfa Omega, quindi andata e ritorno ha fatto 41 punti contro Alfa Omega e ha giocato anche con la Petriana prima di arrivare proprio a Rotaferrata, ex anche del Visnova con cui ha vinto uno scudetto under 15 nel 2010, ha giocato soprattutto in Serie B nella sua carriera Marco Reali. Mazzocchia, Chiminello si alza molto bene ma non c'è semaforo verde per lui. 3.35 con la stamma 90 che va in attacco con Andrea Campogiani, quindi Alessandro Spada trova il pertugio per Genaz alza la parabola del pallone come può, non ci riesce Joker, quindi può andare in attacco nuovamente Rotaferrata. Reali, errore, Genaz su Chiminello, Lepo 3.15 sul cronometro, 6 punti per la stamma 90 di vantaggio, erano 13 al riposo. Quindi sapevamo che Rotaferrata poteva mettere in difficoltà il gioco dei rossoneri. E adesso vediamo, sì, c'è marcatura tenente su Genaz che cerca di liberarsi. Alessandro Spada! Più 9 per la Stamar 90. Spada interrompe il momento nero della formazione rossonera con questo bel canestro. Reali Chiminello a fare pick and roll su Gian Vincenzi e poi va a prendersi Genaz. Proietti. Campogiani se ne va via, Campogiani rampollo, Andrea Campogiani ha rischiato qualcosa ma è riuscito a fare canestro,
con il layup. 2.25 da giocare, 37.26 in questo momento il risultato che emerge dal tabellone del Palaricucci. Chiminello poi il passaggio per Brenda che non riesce, rientra Permon per Sannilo, esce Mazzocchia, Pietro Permon, classe 96, ha giocato in Serie B con Orzinuovi, Bergamo e Alto Sebino, quindi sempre dalle sue parti. Ha giocato anche in C-Gold con Liseo. La sfera della promozione è stato anche a Cremona, a Treviglio, con cui vanta due presenze addirittura in A2 Silver. Manerbio, New Best Brescia, ha una buona mano a tre Pietro Permon. Campogiani, il rampollo, Grecarlo, lo sbirro va a perdere il pallone, peccato, non riesce ad arrestare la difesa avversaria. Reali, Permon, cambia lato, si sposta da destra verso sinistra, corta, Campogiani la tocca, non la tiene in campo. Esce quando stava arrivando lui. Briscese in questo momento un po' più tranquillo, dà la carica, batte le mani, sostiene i suoi. Rimessa in attacco per Rottaferrata, 1.50 al termine del primo tempo, quindi secondo quarto. Permon, Reali da casa sua, grandissimo canestro. Reali senza ritmo, senza tempo, è vero che non lo marcava nessuno, ma bel canestro di Marco Reali. Sesto punto per lui, meno 8 per Grottaferrata. Geniaz, Aris Geniaz, va a realizzare due punti, più 10 per la Stemar 90. Ricordiamo che manca ancora Dair Šekić, che è in Bosnia per risolvere i problemi del permesso di soggiorno. Lo attendiamo presto, speriamo che i problemi burocratici svaniscano immediatamente, già oggi anche se è domenica. Chiminello, Ferro, palla che entra, Daniele Brenda realizza il classe 93, qualche anno fa, due anni fa con la Tiber, doppia con 10 punti e 15 rimbalzi. Alla piccola è capitano di questa Grottaferrata, Lebo, Ferro, tocca sotto il canestro, Chiminello, Reali contro Campogiani, Brenda alla punta, ovviamente per Campogiani. Poi va dentro Permon, molto bene Pietro Permon, nono punto per il ragazzo lombardo, più 5 stemma 90, rosicchia con la punti Grottaferrata e questo non va permesso. Lebo col numero 0, spada, vediamo se ci guarda, vuole Lebo il pallone, arriva, scambia ancora fitto tra i due giocatori. Spada, Alessandro Spada fa rintronare il canestro, sono già 13 punti, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ferro, no, l'ultimo secondo, Brenda, rapace come un falco, trova due punti all'ultimo secondo, finisce quindi il secondo quarto, 41 per la Stemar 90, 36 per Grottaferrata. Ci vediamo tra 10 minuti per seguire anche il secondo tempo di questa partita. Di nuovo in collegamento con il Palaricucci per seguire anche terzo e quarto spicchio di gara per questa gara tra Stemar 90 e Grottaferrata, 41-36. Sono 5 punti di vantaggio per la Stemar 90 dopo che Grottaferrata ne ha rosicchiati ben 8 nel corso della seconda frazione. Il parziale è stato di 19-11 in favore della squadra di Stefano Pusti. I giocatori sono entrati sul terreno di gioco, nel frattempo durante l'intervallo stiamo anche seguendo le vicende dello sport cittadino. Cieca Calcio ha vinto in rimonta per 4-2 nei confronti della Primavera, che era prima in classifica, con tripletta di Manuel Vittorini, due di quei trasformati, ma un'altra bella rete, e Serpieri ha completato il pacchetto. Il via di questo terzo quarto, invece non abbiamo notizia ancora da Empoli per la partita tra Empoli e 3PC Civitalata nella pallavolo. Purtroppo abbiamo notizie da Prato per la sfida tra Cavalieri Prato e CRC nel rugby. E Repo, arriva Aris Geniaz, primi punti di questo terzo quarto che stanno per la Stemar 90. Purtroppo è arrivato uno shampoo per il CRC, 76-16 addirittura è terminato il confronto contro i Cavalieri Prato, che però
Sono squadra candidatissima al salto di categoria, ne avevano dati 40 la domenica precedente, quindi dimostrazione che è una squadra di grande valore. Cerca la bella di tabella, Chiminello non gli riesce, Campogiani mette la terza, poi va Bergegnaz, spada che si sposta, il capitano rossonero, il classe 90, va sul ferro, tocca Gegnaz, ancora Gegnaz, va nuovamente sul ferro e arriva quindi Luca Bottone, che si è lanciato, si è tuffato praticamente, un carpiato di Luca Bottone. Attendiamo il voto dei giudici per questo P9 della Stammar 90. Bel numero col braccio, poi prende, trasforma. 14 punti di Bottone e sono invece 8 per Daniele Prenda. Luca Bottone ovviamente, dobbiamo sempre differenziarlo con il fratello Andrea che abbiamo visto già in on the floor nel corso della seconda frazione. Alessandro Spada, in questo momento è l'uomo più in voga per i rossoneri. Bello Andrea Campogiani, si alza, mira il canestro, scocca la freccia e arriva dentro per il più 9. E arriva l'altro canestro, esulta Permon per il canestro di rotta ferrata, Campogiani e poi Permon. Andiamo quindi ad attaccare, andiamo quindi a vedere l'attacco più che altro della Stammar 90 con Gegnaz contro Chiminello. Gegnaz che prova a divincolarsi, Aris Gegnaz, 6 punti per lui, 9 di vantaggio per la Stammar 90. E questo terzo quarto è iniziato praticamente imitando il primo, abbiamo visto tanti canestri a raffica con addirittura 9 bombe nei primi 5 minuti. Si ferma il gioco, ha perso palla la formazione ospite, arriva altra gente al campo, vediamo anche Lorenzo Bincini a bordo campo, quest'anno a quanto abbiamo visto insomma non è indicato in lista e quindi credo che non farà parte del gruppo rossonero per questa stagione. Si è la parola anche di un prestito, poi vedremo se sarà così per Lorenzo Bencini. Il tiro di Luca Bottone, rimbalza il pallone, arriva Pietro Permon per acciuffare proprio la sfera a spicchi, Permon alla barba, prende, no, quindi no, cerchiamo di non confonderli. Chiminello, arriva Prenda, arriva al fallo. Due tiri liberi per Daniele Prenda. Quindi Stammar 90 che adesso è stata costretta al fallo per evitare il canestro sotto rete per quanto riguarda i criptensi che adesso cercheranno di accorciare il divario rispetto ai padroni di casa con la coccia Massimiliano Prescese che ancora non ha mandato nessuno sulla sedia. Prenda disturbato dalla consueta trombetta, non è così però perché regala un punto ai suoi compagni di squadra. Ancora Zanzare dominante, e Zanzare già hanno vinto la loro partita che stanno intensificando il loro contributo, abbiamo visto anche durante l'intervallo ben 3 pizzicotti su 5 centimetri del braccio per il nostro Marco Mondelli. Campogiani, Lepo, Carlo Lepo, lo sbirro, eccolo, pronto ad arrestare i difensori di tratta ferrata. Campogiani non riesce, Prenda dice andiamo, busti della macchina, e Apa lo imita, va a proporsi, rotta ferrata, tiro sul ferro, Gegnaz la tocca ma non la prende, Campogiani 3 contro 2 possibile, Spada contro Permon, Spada, bella di tabella, non è così, Lepo, e però arriva Carlo Lepo, arriva Re Carlo a mettere dentro il pallone per i padroni di casa, 6° punto di Lebo, vediamo, non al 100%, però comunque sia può dare il suo apporto in attesa dei prossimi appuntamenti dove può essere protagonista già da prossimo weekend quando la Stammar 90 potrà giocare a Frosinone. Carlo Lebo trasforma anche il tiro libero e sono 7 punti per lui. La Stammar torna alla doppia cifra di vantaggio dopo praticamente un quarto in cui non ci andava. Di Simone nuovamente on the floor per rotta ferrata, Pietro Permano supera Luca Bottone, Gegnaz va addosso, Chiminello va corto, nemmeno si alza più di tanto Giacomo Chiminello, il giocatore classe 86, passi chiamato a Gegnaz, vediamo se c'è, no, una sostituzione, visto qualche protesta con Priscese che ce l'ha con l'arbitro per il passi fischiato a Gegnaz.
fuori Lepo e dentro Gian Vincenzi per i giocatori in canottiera bianca. Qual Campogiani vuole sapere dall'arbitro il motivo per cui ha fischiato il passi. 6.05 ancora sul cronometro. Come detto 52-42, un fallo per parte commesso in questa terza frazione. C'è Brenda per Pietro Permon, subito davanti a velocizzare le operazioni. Chiminello contro Gagnas, Chiminello attendista, Gagnas con la stoppata, deviazione ai danni di Chiminello. Gian Vincenzi, Campogiani, Gagnas arriva il pick and roll, anzi non è più pick and roll, è semplicemente un libera spazio per Campogiani. Mattia Gian Vincenzi, più 13 per la Stabar 90, che torna al suo divario originale rispetto agli avversari con i primi punti di Gian Vincenzi. Fallo di Luca Bottone, dice mi ha dato un colpo sulla gola all'arbitro, che però ha altre idee rispetto a quelle proferite da Luca Bottone. Speriamo si sia visto bene, anche perché ci siamo sistemati per chi ci guarda sia in streaming che da casa per le partite su canale 99 di RC. Poi la palla non entra, adesso entra e ci riesce Di Simone, quarto punto per lui. Adesso siamo sistemati con il nostro Marco Mondelli, una postazione leggermente più alta per far vedere ancora meglio la partita. Luca Bottone, Andrea Campogiani chiede attenzione Busti sulle marcature. Luca Bottone vuole passare, non è così. Di Simone monitora tutto nel pitturato, sotto la plancia c'è solamente Prenda. Ferro, Gian Vincenzi, corre, corre, la prende! Alla Sebastiano Manetti, va praticamente in tribuna. Mattia Gian Vincenzi adesso torna in difesa dopo essersi sacrificato a favore di legame anche per transitare visto, vicino alla nostra postazione. 4.38, si gioca per multipli di 11 perché siamo 55-44 adesso nel punteggio. Giacomo Chiminello, Marco, ovviamente Di Simone. Reali è ancora fuori al momento per quanto riguarda Rota Ferrata. I tifosi in piedi perché Campogiani ha rubato il pallone. Gian Vincenzi perde la maniglia e non riesce ad arrivare sul pallone. E Campogiani dice il motivo per cui Gian Vincenzi non è riuscito a ciuffare proprio la sfera. Cambi dentro Bezzi, fuori Campogiani, fuori Chiminello. Ed è entrato, se non vado errato, Spinosa. È entrato Spinosa per Grotta Ferrata. Quindi 4-18 che rimangono all'appello per quanto riguarda questa terza frazione. Grotta Ferrata per ridurre il passivo. In questo momento la vede in doppia cifra di svantaggio Di Simone. Poi a sinistra, dove si trova Pietro Permon. Reali, eccolo, abbiamo invocato praticamente Marco Reali, che supera Bezzi. Bezzi rimane sulla spalla. Canestro di grande difficoltà tentato quello da parte di Marco Reali. Leonardo Bezzi lo schiama anche lui delle corna, tutti come corna oggi al Palaricucci. Bezzi cerca di far arrivare il toro sulla bandiera rossa, la Stabar 90 per Grotta Ferrata. Gagnas palla sull'arbitro, Coccio De Maria recupera la sfera, la serve agli abiti che sicuramente conosce, sicuramente avrà a volte anche contestato durante le partite della Stabar 90 quando ha diretto proprio la compagine di Cigold. Fuori Reali, dentro è entrato Proietti, anche lui corna. Niente, si va avanti così, ormai è diventata una corrida questa partita, ma per altri motivi e non ovviamente quelli che solitamente utilizzate, non per questioni violente. Permon porta il pallone, va a tirare su Gian Vincenzi che tiene fino all'ultimo, non gli permette il canestro agevole. Ecco Bas Letiar per Spada, davanti si litiga, Gagnas vuole il posto al sole, non c'è, adesso sì, arriva una botta, credo in una zona molto indicativa del corpo di Gagnas, che infatti rimane fermo sulle ginocchia, una botta subita ovviamente nel gioco, specifichiamo. C'è un time out richiesto da coach Stefano Busti, ci sono zanzane nel frattempo rapidissime sul campo verso i canestri. 55-44, non è mutato il punteggio dall'ultima volta che abbiamo aggiornato la situazione. Adesso si va in pausa per questo minuto con il parziale del terzo quarto che ci dice che Grotta Ferrata era avanti,
poi la stava a 90 con un break, ha cambiato il modus operandi di questo terzo quarto, perché di parziale totale siamo 14 a 8 in favore della formazione allenata da Massimiliano Priscese, che vuole bagnare al meglio il suo esordio ufficiale sulla macchina della Stambar 90. Adesso a parlare con i suoi, d'altra parte ovviamente Stefano Busti a indicare la stessa situazione per i propri giocatori. Stambar 90 che vede i 14 punti di Luca Bottone da parte della classe 98, che sta dando, come detto, un grande contributo, così come Spada, che invece al momento è a quota 13. Bottone, che ricordiamo ha superato le sue 120 presenze con la canottiera della Stambar 90, credo che ormai siamo sulle 150, credo che possiamo dirlo. Poi andremo a controllare sui siti come ad esempio Play Basket, che ci induce questo tipo di statistiche. Si rientra in campo, 3.05 sul cronometro. C'è Spinosa, riconosciamo immediatamente per la vistosa fasciatura color turchese. Geniaz pensa all'azione che adesso sarà condotta. Gian Vincenzo, anche lui pronto per effettuare un tiro. Bezzi non riesce a liberarsi, palla fuori, ancora ultimo tocco che è stato di Proietti, se non ho visto male. Sarà ancora attacco per la compagine Civitavecchese. Spada, Geniaz, Leonardo Bezzi con i suoi calzettoni rossi ad attaccare. Geniaz alza la parabola, calzettoni rossi, scarpe gialle, chissà se è una cosa magari voluta, essendo lui tifoso della Roma. Leonardo Bezzi che adesso commette fallo. 2.49 con Grottaferrata, che adesso cerca di trovare punti vitali per poter rimettere in piedi questa partita. Ovviamente non è assolutamente compromessa, però ovviamente se si rimane con la doppia cifra di vantaggio sarà molto complicato poter portare via i due punti da Civitavecchia. È canestro per Grottaferrata, esultano i giocatori e soprattutto la panchina con l'intervento che c'è stato da parte di Simone, se non ho visto male, vediamo un po' se è stato proprio lui. Sì, canestro di Alessio Di Simone, che arriva qua a 6 punti, il giocatore classe 2000, magari lo 0 forse anche per il fatto, per richiamare la sua data di nascita, il suo anno di nascita. 2.43 sul canale in questo momento, Alessio Di Simone si presenta dalla lunetta, il pubblico lo infastidisce. Corta, molto corta, infatti può andare Bezzi a recuperare proprio la sfera, il pubblico che segue in maniera davvero avviluppata il confronto delle palle di Cucci con Leonardo Bezzi, che va adesso ad attaccare Bezzi, lunga per Spada, non ci può arrivare, non l'ha toccata nessuno. Evidentemente, secondo me, pensava forse a un possibile tocco della difesa Alessandro Spada, che non è arrivato ormai sul pallone, infatti l'ha anche segnalato ai propri compagni di squadra, come a dire che il passaggio non fosse stato perfetto. Brenda, Permon, ancora Pietro Permon per Giovanni Spinosa, che avanza su Gian Vincenzi, lo ferma, ma c'è il fallo. E due tiri liberi per Grottaferrata, che adesso sta tornando, attenzione a quanto sta avvenendo sul terreno di gioco. Permon a colloquio con Busti, anche Proietti a parlare con lui, a indicare qualcosa da fare in attacco. Forse li vuole sul rimbalzo del secondo tiro libero, vediamo se sarà così. Spinosa, Giovanni Spinosa, primo punto per il ragazzo classe 2000, che tra le sue esperienze anche quella dello studio di ingegneria al campus biomedico di Trigoria. Errore per Spinosa, attacco della Stambar 90 con Spada, se la fa tutta, Pezzi davanti, Luca Bottone si deve girare, Geniaz vuole andare con la scacciata addirittura, Aris Geniaz ha provato ad andare lì come se volesse fare la scacciata, non gli è servito, gli è bastato appoggiare per poter portare quindi i giocatori di Civitavecchia sulle più 10. Permon arriva il consegnato, aiutato da Prenda, Permon si alza, il tiro che va dentro. Pietro Permon, 13 punti, è il massimo marcatore per Grottaferrata fino a questo momento, 8 punti di vantaggio perché siamo 57-49 con Stambar 90 che è in bonus, ha già commesso 5 falli. Bottone, Bezzi,
Arli Pezzi, Gian Vincenzi per Luca Bottone, fa penetrare, fallo. Fallo che è stato di Grottaferrata con Permon. Entra Lepo e Gian Vincenzi praticamente lo lancia in campo per poter andare sotto la plancia avversaria. 80 secondi e poi pausa, ultima pausa forse di questa partita. Spada per andare a battere la rimessa laterale. Si propone Bezzi con Gagnaz che si muove dai blocchi. Gagnaz l'appoggio all'indietro per Spada che ha spazio. Alessandro Spada sbaglia la difesa di Grottaferrata e Spada punisce i Griptensi. 1:05 per questo terzo quarto. C'è l'intervento adesso della formazione di Grottaferrata. Rischia di perdere il pallone di Simone. Attacco condotto da parte sua. Può andare a canestro, non ci va, adesso sì. Prova il tiro, attenzione, travolge qualcuno a bordo campo. Fallo in attacco. Sfondamento di Bezzi che guarda Lepo come a dire ma che palla mi hai dato. Quindi la sensazione è che il fallo di Bezzi ci sia stato. Ha fatto fallo prima che arrivasse palla rubata praticamente già nell'arco da parte degli avversari. Terzo fallo di Bezzi, questo in sfondamento. 47 secondi per condurre agli archivi anche questo terzo quarto. 60-49 il punteggio. Va in lunetta a Grottaferrata, come detto a Stamano, ante in bonus già, quindi fallo speso non bene, però non poteva fare altro, più che altro Bezzi. Rientra Andrea Bottone, esce Spada che si tocca la mano, si fascia la mano, speriamo sia una cosa semplicemente di routine, una cosa momentanea per Spada, evidentemente qualche non c'è ovviamente lunetta per quanto riguarda Grottaferrata a fallo nel sfondamento, quindi si riprende con la rimessa in attacco dal fallo laterale, quindi mandare prenda di Simone, supera Lepo, di Simone va come prima, cortissimo, due volte di Simone che affonda ma due volte anche che sbaglia, e quindi può andare Bezzi aiutato da Gagnaz che gli fa praticamente da guardaspalle. Bezzi fa passare i secondi, ne ha 13 a stava a 90, fallo di Proietti, quindi 60-49, questo è il punteggio che recita il tabellone del Palaricucci, e quindi indicazione di Prescese. Non abbiamo capito onestamente quanto ha riferito ai propri giocatori, stiamo cercando di capire quanto stava avvenendo dalla panchina verso il campo. Poi palla rubata da parte di Grottaferrata con protagonista un giocatore, ovvero parliamo di Spinosa che è riuscito a rubare il pallone. Perman è partito, Perman si alza, grande azione di Perman che praticamente manda al bar la difesa rossonera. Un secondo, deve tirare Bezzi, ci prova, va al lato. Quindi finisce qui il terzo quarto con la Stemmer 90 che ancora conduce questa gara per 60-51 ai danni di Grottaferrata, quindi andiamo anche a sistemare il parziale per quanto riguarda questo terzo quarto, ricordando anche che i punti realizzati fino a questo momento da parte di Pietro Permano sono diventati 15 con il canestro proprio nei secondi finali, come accaduto anche prima con Brenda proprio sotto la plancia che ha fatto canestro l'ultimo secondo di gioco. Anche in questo terzo quarto è avvenuta la stessa cosa con Grottaferrata che è riuscita a trovare i due punti. 60-51, quindi il terzo quarto si è chiuso sul 19-15 per Campogiani e compagni. Vediamo il presidente Stefano Inzitiello a mezze maniche, non sente un pochino la frescura che c'è in questo momento qui al Palaricucci. A seguire guarda la panchina, cerca di capire le direttive di Prescese, ovviamente guida tecnica chiamata dalla Stemmer 90 in estate quando è stata diffusa la notizia che Prescese si era liberato con rapporti insomma anche con l'Eurobasket. Massimiliano Prescese nei settori giovanili, curriculum vitae di tutto rispetto, 30 anni di esperienza nel basket. Ricordiamo anche che nel 2003 Massimiliano Prescese ha anche vinto il premio Retina d'Oro come miglior allenatore a livello regionale, e poi anche
nello stesso anno, è stato anche vice allenatore della nazionale italiana cadetti per il torneo internazionale dell'amicizia degli 88, a quell'epoca 15 anni, giocarono questo torneo giovanile. C'erano in quella squadra nazionale anche Danilo Gallinari e Pietro Aradori. Uno ha fatto una grandissima carriera ancora negli States, negli NBA. Pietro Aradori, che negli ultimi anni insomma, ha avuto situazioni un po' differenti, in particolar modo per quanto riguarda la vicenda Fortitudo. 60-51, stava iniziando l'ultimo quarto con Grottaferrata, con Spinosa, il via dell'ultima frazione con l'attacco da parte dei giocatori allenati da Stefano Busti, Di Simone dietro per Prenda, lontano rispetto alla plancia, la conclusione corta da parte di Sannilo. Messi è iniziato da 20 secondi l'ultimo quarto forse di questa partita. Genyaz Aris, Genyaz Joker va in doppia cifra per la Stamar 90 che va più lungi rispetto agli avversari. Proietti, mancano 15 secondi al termine dell'azione. Permon, Prenda, si alza anche la rossa della panchina per indicare qualcosa. Panchina, palla che va praticamente qui in tribuna, nella zona dei dirigenti della Stamar 90. Vediamo il direttore sportivo Maurizio Campogiani, vediamo anche Gianni Boccalato, magari un po' scontento della sconfitta di ieri delle Sisters Bolzano, di un punto hanno perso la propria gara contro Treviso, gara che però è stata aperta dal canestro di Rossana Boccalato, che poi ha fatto 5 punti in tutta la partita. Quindi come è accaduto per Francesca Russo l'altra domenica, che ha aperto la gara con canestro poi ha perso, anche questa volta è accaduta la stessa cosa. Infatti Francesca Russo sta giocando oggi la seconda di campionato in questo momento nella gara delle Lupe di San Martino di Lupari, impegnate contro Moncalieri. È passato quasi un minuto. Batti sopra, queste le parole di coach Priscese per andare in attacco. Ce l'ha con Spada, dice un attimo, ho capito quanto mi state dicendo. Mi stavo occupando personalmente del fatto che ci fossero degli aloni sotto canestro, quindi voleva evitare guai fisici per tutti. Il gioco può riniziare, credo di sì, si attende ancora un attimo con gli arbitri che vanno a parlare con Campogiani. Quindi e ci sono tiri liberi per la Stamar 90 dopo il fallo che non abbiamo visto che tipo di fallo è stato chiamato, evidentemente o tecnico o proprio antisportivo, ma credo fallo tecnico perché è solamente un tiro libero. Genyaz dietro lascia il pallone a Campogiani come se fosse una sorpresa, nascosto il pallone, poi nuovamente Genyaz, Spada, lo sbirro, il tiro che va solamente sul ferro, non riesce a trovare contatto con il canestro, il giocatore che indossa il 30 per quanto riguarda la Stamar 90, ottiene quindi il fallo Alessandro Spada, secondo fallo speso in questo ultimo quarto, perlomeno regolamentare da parte di Grottaferrata. C'è quindi lo sbirro pronto per poter cercare di aumentare l'attivo, se possiamo dire il bilancio di attivo della Stamar 90, come si direbbe in banca. E la mette in banca proprio Alessandro Spada con il canestro, numero 17 il punto per lui, 18, punta al ventello, ha messo il ventello proprio lì pronto Alessandro Spada, 8.50 per chiudere forse questa partita. Di Simone, Prenda, Daniele Prenda per Giovanni Spinosa, c'è un fallo della Stamar 90 commesso da Lebo. Fallo di Lebo, a quanto è arrivato Lebo? Ha spostato anche la freccia, nel frattempo c'è la freccia che va a destra. Fuori nel frattempo Proietti, fallo numero 2 per Lebo. Pensavo magari potesse essere più cospicuo il suo bottino. Reali in campo, è entrato al posto del compagno di squadra. In sospensione canestro di Permon, anche lui punta a essere top scorer di questa partita, 17 punti. Campogiani porta il pallone per Spada, di prima nuovamente per Campogiani. Gian Vincenzi,
porta il blocco Gian Vincenzi, come detto si diletta anche a giocare come lungo, ma lungo non lo è, perlomeno in queste situazioni d'attacco per la Stefano 90. Campogiani, c'è un fischio arbitrale, credo sia si è andato fuori il pallone. Chiminello rientra al posto di Spinosa, entra anche Luca Bottone per Bezzi. 8 minuti, 11 punti separano Stefano 90 e Grottaferrata. La Stefano racascio della prima vittoria stagionale per poter aprire al meglio questa fase, prima fase del campionato, poi fase dell'orologio ed eventuali playoff, perché la fase dell'orologio metterà in campo Chiminello. Giacomo Chiminello, 6 punti per lui. La fase dell'orologio metterà in palio 2 punti, stavo pensando ai punti di Chiminello. 2 posti per la serie interregionale, poi vedrò se si chiamerà B2. Gagnaz Passi, l'arbitro era proprio lì, quasi lo aspettavo, ovviamente non è così, insomma diciamo così in maniera scherzosa, ovviamente l'arbitro fa il suo mestiere, non è che va a caccia dei falli dei giocatori, ovviamente li osserva e fischia qualora ce ne sia il bisogno. Reali, Marco Reali per Daniele Prenda, Permon, Giacomo Chiminello, Gagnaz, Spada, si incolla la palla in mano con la colla sul pallone, Spada, Campogiani, si tuffa, Gagnaz, pure lui, non arriva a bloccare questa parte della Stefano 90, attacco quindi da parte di Grottaferrata, alza la parabola, Permon, che meravigliosa partita sta giocando Pietro Permon, un canestro che si è inventato totalmente lui, l'aveva in mente e ce l'ha proposto. Vediamo qualche protesta per quello che è avvenuto in attacco con Priscese Spada a dire ma come si fa a non fischiare fallo su quello che è avvenuto, apriti che magari a volte lasciano proseguire troppo il gioco, quindi Priscese ce l'aveva proprio con i due direttori di gara. 7 minuti e 2 secondi che avanzano, 7 sono anche i punti di vantaggio per la Stemar 90 con Grottaferrata che ha rosicchiato un po' di margine, non vediamo più la doppia cifra di parziale che invece stavo evidenziando nel finale di terzo quarto, quindi è il parziale in questo ultimo quarto momentaneo di 6-4 per i giocatori ospiti quest'oggi qui alla Pala di Cucci. Tutto pronto per entrare sul terreno di gioco, vediamo quindi che entriamo nel momento caldo di questa partita con Busti che ne approfitta per parlare ancora qualche secondo con Permon, solamente serve assolutamente il contributo di Permon per Grottaferrata e Campogiani non è proprio d'accordo con l'operato arbitrale, fallisce il canestro nel tiro libero Reali, c'è stato un fallo tecnico chiamato alla Stefano 90. No, c'è stato semplicemente un fallo, non è fallo tecnico, ci correggiamo la nostra disposizione, ma adesso siamo così all'attacco dei padroni di casa con Spada, prova ad avanzare, quindi Bottone, Luca Bottone, ancora Spada, ne ha due addosso e si perde il pallone, ha chiesto troppo a quello che voleva fare, era troppo difficile nello stretto, Permon, prova a tirare Permon, che faceva, no, oddio, stavo gufando anche questa volta come l'altra domenica, stavo andando per spacciato Permon, per poco la palla non va dentro, Campogiani come se fosse pronto ad andare a schiacciare, proteso, fugace, assolutamente intenso nella sua penetrazione alla Matteo Perin, per chi ricorda questo giocatore di Grosseto alla Stefano 90 qualche anno fa. Campogiani ci prova con la bomba, Andrea Campogiani, la Stemar è da due, aveva il piede sulla linea Andrea Campogiani, quindi arriva quindi il canestro del decimo punto e adesso tocca proprio a Grottaferrata andare ad accorciare le distanze con Reali, se non ho visto male, stavo guardando da quest'altra parte. Meno 7 per Grottaferrata con il canestro che è stato messo a referto. Luca Bottone per Gagnaz. Gagnaz, banda a terra, Chiminello, non c'è nulla.
Genias, poi il fallo di Chiminello. Questa volta ho avuto la sensazione che onestamente ci potesse essere lo sfondamento di Genias. Chiminello mi sembrava fermo, è Genias che si è mosso. Poi onestamente insomma andrebbe riguardata questo tipo di situazione. Fatto sta che Genias è pronto, la prova a protestare Chiminello, che dice sono stato fermo, è lui che si è allargato con le braccia e mi ha travolto. Quindi adesso la partita diventa molto più calda, diventa caldissima adesso qui alla Pala de Coucher. Quando entriamo negli ultimi 5:40 di gioco con Genias pronto a riportare, no, non può riportare la Stemar 90 in doppia cifra di vantaggio, può sicuramente portare la più 9, questo è il suo obiettivo. E non è così, perché c'è questo errore al tiro libero, quindi può andare forse a meno 8, quanta ferrata, e adesso è proprio così con Genias, più 8 per la Stemar 90, con gli 11 punti di Genias. Braccia larghe, chiama Priscese e c'è Permon, ventello di Permon, sono 21 punti per Pietro Permon. Campogiani con coach Busti che dice andiamo ad attaccare sull'uomo, infatti c'è pressing adesso per Grottaferrata, soprattutto sul portatore di palla, Bottone, Ferro, Genias, extra possesso che c'è per la Stemar 90, Genias conquista il pallone alla fine, ultimo tocco di Chiminello, stava rischiando però moltissimo il giocatore rossonero, il giocatore è arrivato quest'anno per la Stemar 90. Adesso c'è proprio Genias, l'ex Zelic Zenica ad attaccare, Spada ottiene la rimessa in attacco proprio in questo momento, tre falli commessi da Grottaferrata, uno invece per la Stemar 90, quindi Campogiani va a tirare, va sul ferro, recupera quindi Brenda, poi nuovamente Grottaferrata va ad attaccare da questa parte con Reali, dietro per Di Simone, Di Simone prova ad attaccare, va a sfermare il canestro, ottavo punto di Di Simone, 6 punti distanziano Stemar 90 e Grottaferrata, lo schema del pugno per Campogiani, 4 punti, non è stato ancora aggiornato il punteggio, 67-63 per la Stemar 90 che si stiga in attacco, Bottone, Luca Bottone la trova, lotta nel fango, tocco di piede, palla a Grottaferrata. Brutta notizia per la Stemar 90, sono andati per terra in 4 praticamente, con Chiminello che dice questa volta ve l'avete fischiata, dopo le proteste del fallo precedente c'è un'interruzione con time out che è stato chiamato da coach Priscese, quindi 4:20 di questa partita che sta diventando sempre più elettrizzante, con Grottaferrata che spera di portare a compimento il lungo inseguimento che dura praticamente dal primo quarto, sotto di 13 punti, poi sotto di 10 a fine terzo quarto, e adesso è riuscita a rosicchiare tanti punti, come potete vedere anche dalla situazione di punteggio, 4 perché siamo 67-63 con i 21 punti di Permon, i 18 di Spada, gli 11 di Genias, 10 per Campogiani e Brenda, quindi c'è stata una divisione maggiore di punti per quanto riguarda Grottaferrata rispetto alla Stemar 90, insomma andando ad analizzare in soldoni quanto sta avvenendo, no, non è proprio così, perché Bottone ha fatto 14 punti, quindi Bottone il secondo e poi Genias 10 e Genias 11 e Campogiani 10. 4:19, si rientra in campo, sono già dentro quelli della Stemar 90, Busti adesso li manda sul parquet, pronti per questo momento nevralgico, questo momento vigoroso, tutti vogliono essere vincitori della prima giornata di campionato, almeno per dare un messaggio, almeno per confortare i propri tifosi, per confortare tutto l'ambiente, che l'obiettivo è chiaro ed è puntato forte
da parte sia della Stavan 90 ma anche di Rottaferrata, che vuole essere ai vertici del campionato di C-Gold. Chiminello va sotto e va dentro. Meno 2 per Rottaferrata. Chiminello 8 punti. Meno 2 e adesso è tutta un'altra partita. Adesso praticamente cancellato tutto quello che abbiamo visto fino ad ora. Perché Rottaferrata è lì, Afa in piedi, così come Priscese che però è fermo e guarda l'azione dei suoi. Genias, Gian Vincenzi ci prova, oddio! Gian Vincenzi! La Stavar 90 si libera dalla mano sul collo di Rottaferrata con Mattia Gian Vincenzi. La Stavar è a più 5 con la bomba di Gian Vincenzi. Basletier porta in alto la Stavar 90. Deviazione di Simone contro Campogiani. Di Simone, Genias faccia il fallo. Fallo Genias, voleva il pass di Campogiani, non è stato indicato. Rizzitiello è diventato viola praticamente per l'arrabbiatura. Secondo fallo della Stavar 90, poi ci sono liberi. Guarda gli arbitri, il presidente Rizzitiello. Adesso tutta la tribuna nuova a protestare verso i direttori di gara. Sbaglia di Simone. 70-65. 3:15 sul cronometro. Errore, dopo che la palla ha baciato il ferro più volte e la Stavar 90 supera brillantemente questa azione nonostante i tiri liberi concessi. È il secondo fallo della Stavar 90 e questa ultima frazione regolamentare. Genias contro Chiminello, che duello sta durando tutta la partita. Palla a Rottaferrata. Chiminello dice non l'ho toccata, dice io non l'ho presa. A Gian Vincenzi, credimi, praticamente come se fosse un avvocato a convincere Gian Vincenzi. C'è adesso la formazione criptense con Di Simone allarga il gioco, il tiro ferro. Questa volta Ferro non sbaglia ed è una notizia dopo aver osservato la sua partita. Campogiani si deve muovere, Campogiani contro Prenda, Campogiani, Gian Vincenzi è molto caldo e ci prova Gian Vincenzi, però questa volta sbaglia Genias, ultimo tocco che è stato di Rottaferrata con Di Simone. Time out richiesto da parte della panchina, poi tra poco capiremo quale. Fatto sta che siamo a 2:26 dal termine. La Stavar 90 sta cercando di giocare in maniera concentrata questi ultimi minuti, perché Rottaferrata, che per tutta la partita ha dovuto inseguire, vede la meta vicina, quindi ha acquisito maggior consapevolezza dei propri mezzi, maggior fiducia e maggior voglia di vincere, con la Stavar 90 che invece arriva adesso con il fiato sul collo da parte degli avversari. Qua c'è stata la bomba da parte di Mattia Gian Vincenzi, che ha allontanato un po' di pressione, ha detto proprio a tutto quanto il gruppo adesso siamo più tranquilli, adesso possiamo affrontare ogni azione non con la frenesia di doverla chiudere bene per forza, perché altrimenti se Rottaferrata va a canestro si mette veramente male la questione esordio in C-Gold. Il time out è terminato, la freccia è a destra, quindi la Stavar 90 può andare ad attaccare ancora per 14 secondi di questa partita che sta diventando sempre più coinvolgente, con la rimonta tentata fino a questo momento da parte della squadra di Stefano Busti. Campogiani per battere, si gioca con Campogiani, spada contro Di Simone, spada, non lo fanno passare, spada contro Chiminello, Alessandro, spada! La concentrazione di spada, il ventello di spada a dare tranquillità a tutto quanto il gruppo in questo momento concitato. Reali, lunga! E fallo commesso dalla Stemar. Fallo che è stato di... non abbiamo capito. Il bottone era dall'altra parte. È stato indicato un 2. Non so se è stato Bottone, Luca Bottone, perché di 20 c'è solo lui. Stai fermo. No, era fermo. Questa è la protesta di Priscese con gli arbitri adesso nell'occhio del ciclone.
soprattutto da parte Stemar, ma anche da parte Grottaferrata, proteste per alcune chiamate che onestamente non è che ci hanno convinto tanto. Rimessa in attacco a 2 minuti dal termine, è un momento importante, ma perché solo? Che errore di Brenda! E poi la Stemar 90 ruba il pallone, lo schema delle corna per Capogiani, 1.50, 24, obiettivo 24, giocare al limite ogni azione, fallo in attacco. Onestamente io avrei evitato proprio il passaggio in avanti in questo momento da parte di Gian Vincenzi, non ce ne vorrà, spero. Però io avrei cercato di dosare energia e tirare gli ultimi 7 secondi. 1.40, Grottaferrata in attacco, occhio che sembra quasi la partita dell'anno scorso. Reali, si alza Reali, cortissima, veramente una conclusione non certo bella, quella di Marco Reali. Luca Bottone, come può Luca Bottone? Incredibile! L'ha appoggiata quasi per mandarla via la palla, ha fatto il punto del più 9 per la Stemar 90. Occhio alle bombe, Chimilello passa anche lasciato, retina dalla parte sbagliata. Ultimo minuto di questa gara, Gian Vincenzi, non bisogna far fermare l'azione. Campogiani si gira e si volta, va verso sinistra, ancora il capitano della Stemar 90 contro le ali. Campogiani, fallo che manda in bonus Grottaferrata, fallo che è stato degli ospiti. Si deve nuovamente pulire il terreno, 47 secondi, la Stemar 90 in mano questa partita, Grottaferrata in bonus, bisogna cercare qualche fallo, poter andare in lunetta, pensare, ragionare, respirare è fondamentale in questo momento. Genias va a terra, passi, ennesimo passi. Genias sente indiziato, cercato chiaramente il fallo, però all'ultimo il passetto l'ha tradito secondo la coppia arbitrale. Un vero peccato, perché questa situazione li mette un pochino in piedi Grottaferrata, che sembrava praticamente seduta e quindi lontana dalla possibilità di vincere questo confronto, di poter rimettere in sesto questo confronto. 42 secondi al termine, 74-65 per i Civita Vecchiesi, si gioca, occhio alle bombe, occhio ai tiri dall'arco, ci proveranno sicuramente. Reali deve avanzare e poi bene Gagnaz che ruba il pallone a Perman. Spada cerca di superare l'avversario in qualche maniera, Di Simone che si lamenta, Spada senza tirare dietro il braccio. Campogiani, che passaggio, non Luca di Campogiani, dietro schiena di Campogiani, avanza Grottaferrata, va dentro il canestro e poi Perman arriva qua da 23 punti. Ragazzi in campo per pulire il terreno da una parte all'altra, stanno facendo anche loro i chilometri. 10 secondi al termine e adesso Grottaferrata a 2 tiri liberi, il primo cercherà di farlo, il secondo non lo so, io onestamente non lo farei il secondo, cercherei di andare al ribalzo, però deve fare il primo, sennò credo che sia praticamente finita la gara. Pietro Perman, lui che fino ad ora ha tenuto per mano Grottaferrata, sbaglia e quindi a Stemar 90 recupera il pallone. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e al palanico è finita. La Stemar 90 batte Grottaferrata per 74-67 e ottiene i primi 2 punti di questo campionato di C-Gold. La missione interregionale inizia al meglio per il quintetto di Massimiliano Prescese. 20 punti di Spada, 11 di Genias, ma prima c'è il Bottone che ne ha fatti 16 addirittura. Altra parte, 23 punti di Permon, 10 per Brenda. Quindi esultanza, i giocatori rossoneri che festeggiano quindi la prima vittoria in campionato. Quindi possiamo andare in conclusione di questa telecronaca. Ringrazio Marco Mondelli, grazie Socchi, avete visto questa partita. Un saluto da Giovanni Pinelli.